scontri di cui ho sentito parlare. Niente di grave. Un po' di paura sul bracco e una leggera scaramuccia alle forche di Itri. E sempre mi dicono. Ma abbiamo dimostrato di saper sparare anche noi. Meno male. Cercate qualcuno? Non vedo Don Antonio. È morto. Morto? Sì, purtroppo è stato ucciso. E da chi? Il delitto è rimasto ancora impunito. Permettete, il cavaliere Amedeo, il fidanzato di mia figlia, quella che voi dovete curare. Fatto un'ottima impressione. Correte troppo, Marchese. Possibile, papà, che debba proprio io invitarti alla calma? Lo so, figlia mia, come posso essere calmo? Abbiamo fatto decine di tentativi, di esperimenti, di prove, ma mai come questa volta. E io a parlare in questo modo. Ma ho molta fiducia. Anch'io, papà. Ma anche se non dovessi riuscire, so che non ci sono tutte cose belle da vedere al mondo. Quanto è vero, mia cara, quello che dite. Ma non temete. Se anche questo ennesimo esperimento dovesse fallire, voi vedrete con i miei occhi. Perché io vi starò sempre vicino. Chiedo scusa del ritardo. Oh, dottore. Scusate, Marchese, ho perduto più tempo di quanto supponessi. Ma certo, dopo un viaggio simile. Venite, vi presento mia figlia. Beatrice, ti presento il dottor Blackman. Dottore, credete che possa sperare ancora? Me lo auguro, Marchesina.